Ancora incidenti mortali in Italia. Ieri sera un giovane di soli 22 anni di nome Niccolò Torrisi ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 121 Paternò-Catania in Sicilia. L'incidente si è verificato poco dopo le 21. Niccolò si trovava come passeggero a bordo di una Renault Mégane guidata da un suo amico di 23 anni che ha riportato ferite, ma non è in pericolo di vita. La tragedia è avvenuta mentre la vettura procedeva in direzione di Belpasso da Catania. Improvvisamente l'auto è uscita dalla strada colpendo prima il guardrail che corre lungo la carreggiata e schiantandosi poi contro il muro di cemento di un cavalcavia. L'impatto è stato così violento che Nicolò, originario di Adrano, è stato catapultato fuori dall'auto e si è fermato sull'asfalto senza possibilità di soccorso. Quando i soccorritori del servizio 118 sono giunti sul luogo dell'incidente, insieme agli esperti dell'ANAS e ai vigili del fuoco, hanno potuto solo constatare il decesso del ragazzo. Nel frattempo, il giovane alla guida è stato trasportato all'ospedale San Marco di Catania per le cure necessarie. La notte è stata segnata da un'altra tragica perdita sulle strade italiane.